Adesso la parola al senatore De Cristofaro. Grazie Presidente, credo davvero di poter dire a nome del mio gruppo che avremmo preferito non farla questa discussione di stamattina e che però purtroppo siamo stati nel corso dei mesi passati facili profeti della sventura e della disgrazia quando in grande solitudine, nel silenzio assoluto della maggioranza parlamentare e anche delle altre opposizioni, sorde dinanzi a quello che stava accadendo, denunciavamo assieme appunto a qualcun altro come la sospensione e l'interruzione di una missione come quella di Mare Nostrum e la insufficienza assoluta della missione Triton di Frontex avrebbe purtroppo determinato altri stragi del Mediterraneo e avrebbe portato alla situazione di oggi. Abbiamo presentato tante interrogazioni parlamentari nel corso di questi mesi e abbiamo tentato con la voce che abbiamo di dire, di segnalare a questo Paese che dinanzi alla tragedia che stava sconvolgendo e che sta sconvolgendo il Mar Mediterraneo, una parte consistente, larga, gigantesca della politica italiana si girava dall'altra parte. Stamattina leggo le parole splendide dal mio punto di vista di un importante editorialista ebreo che ha scritto su un giornale, su un quotidiano, che la condizione umana dei migranti che muoiono nelle acque del Mediterraneo oggi è in tutto e per tutto simile a quella dei deportati nel cuore dell'Europa 70 anni fa. Identico è l'andare verso l'ignoto, umiliati come sottouomini. È proprio questo che sta accadendo nel Mare Nostro. Ed è proprio questo che noi abbiamo detto, appunto, troppe volte isolati nel corso di tutti questi mesi. A me non bastano più le parole di cordoglio. Non mi basta più la retorica e nemmeno le lacrime di coccodrillo. Perché è stata interrotta Mare Nostrum? Perché il nostro governo ha ceduto dinanzi alla propaganda becera degli sciacalli che è stata fatta nel corso di questi mesi? È stato raccontato anche in quest'Aula dalle opposizioni, dalle altre opposizioni principalmente, dalla Lega ma anche dal Movimento 5 Stelle. Addirittura che Ebola sarebbe arrivata nel nostro paese attraverso le barche degli immigrati. Questo è stato raccontato, basta leggere la rassegna stampa dei mesi passati su internet. È stato detto che Mare Nostrum avrebbe aumentato ed era il responsabile dell'aumento del numero delle barche che partivano dalla Libia, quando evidentemente succedeva esattamente il contrario, quando questo era l'effetto e non la causa invece di quello che stava accadendo. E dinanzi a questa volgare propaganda di appunto qualche becero personaggio che ha interpretato questa modalità semplicemente per prendere qualche voto in più alle elezioni, perché di questo si è trattato, la maggioranza parlamentare avrebbe dovuto opporre a questa becera propaganda ben altro atteggiamento, avrebbe dovuto gonfiare il petto e avrebbe dovuto dire: noi non siamo come voi, noi non siamo come voi e non accettiamo questa propaganda. E invece rivendichiamo fino in fondo il fatto di aver costruito una missione come quella di Mare Nostrum, che era effettivamente una risposta rispetto a quello che accadeva. E invece la maggioranza parlamentare non ce l'ha fatta a mettere in campo questa opzione, non ce l'ha fatta a rispondere a questa propaganda becera, immaginando un'altra idea della politica, della società, della vita, delle relazioni. Non ce l'ha fatta, è mancata di coraggio. Io me lo ricordo l'imbarazzo dei ministri della Repubblica, di Alfano, del Presidente del Consiglio, quando dinanzi a quella propaganda, invece di dire la vostra è becera propaganda, invece di dire questo, si parlava di conti, si parlava di numeri, si parlava di costi, si parlava di vite umane trattate esattamente come i numeri di un bilancio. Questo è successo nel corso di questi mesi. Ci sono state responsabilità politiche gravissime. Queste lacrime di coccodrillo noi non le sopportiamo più, vogliamo marcare una distanza siderale, siamo altra cosa dalla maggioranza parlamentare, siamo altra cosa dalle altre opposizioni, non parleremo più, è l'ultima volta che noi oggi parliamo in aula su questa questione di quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, noi non possiamo più assistere inermi alla strage che sta attraversando il Mediterraneo, appunto come 70 anni fa. 70 anni fa
L'Europa si è girata dall'altra parte, ha fatto finta di non vedere quello che accadeva sotto agli occhi suoi, nel cuore del continente europeo e dentro la civiltà europea. Sta accadendo la stessa cosa. Io lo dico qui, per quello che riguarda noi, per quello che riguarda Sinistra, Ecologia e Libertà, non intendiamo più parlare su questa questione. Vogliamo dei fatti, vogliamo che l'Europa parli e vogliamo anche che l'Italia parli. Perché, mi lasci fare l'ultima considerazione, non basta nemmeno ripararsi dietro l'Europa. Io penso che l'Europa abbia responsabilità politiche gravissime su questa vicenda che sta accadendo e penso naturalmente che bisogna insistere in maniera fortissima per ripristinare un Mare Nostrum europeo. Ma penso anche che l'Italia debba fare fino in fondo la sua parte, almeno chiedendo alla Marina Militare, eroica peraltro, perché nel corso dei mesi e degli anni passati ha svolto un lavoro straordinario, anche perché guidata da uomini con la schiena diritta, che appunto hanno segnato questo elemento straordinario appunto nei mesi passati, chiediamo alla nostra Marina Militare di fare tutto quello che può. Chiediamo appunto di rispettare fino in fondo, e loro ce lo insegnano, la legge del mare, e chiediamogli fino in fondo di fare tutti la nostra parte. Ma noi qui dentro davvero il diritto a parlare dopo quello che è successo l'altro ieri l'abbiamo perso per sempre. Scusa.